Buongiorno a tutti, oggi è il 23 gennaio 2023, io sono Bruno Crevato Selvaggi, direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi che ha sede a Prato e questa è la prima presentazione, conversazione del ciclo 2023 del Tavolo dei Postali, organizzato congiuntamente dall'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, dal Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT ex MISE, dal quotidiano di informazione filatelica Vaccari News e dall'Unione Stampa Filatelica Italiana. Fabio Bonacina, direttore del quotidiano di informazione filatelica Vaccari News, ci spiegherà che cos'è il tavolo dei postali. Prego. Buonasera, ben arrivati, ben ritrovati per tante persone. Questo è il terzo ciclo che facciamo digitale del Tavolo dei Postali, terzo anno consecutivo, cui vanno aggiunte i due raduni fisici fatti a Prato e a Firenze nel 19 e l'anno scorso. Il filo conduttore è sempre quello, ripartito in quattro diversi binari, come li chiamo, arte, conservazione, cultura, intrattenimento, ovvero la posta vista in un altro modo, non quella necessariamente collezionistica dei francobolli della storia postale e nemmeno quella del servizio postale in quanto tale. Sappiamo ormai che ci sono istituzioni, ci sono privati, associazioni, eccetera, che utilizzano questo settore, la posta, per fare altro. Appunto, arte, conservazione, cultura, intrattenimento. Io avrei finito qua, passo ancora la parola alla regia Bruno Crevato Selvaggi. Bene, grazie. Ora un indirizzo di saluto da parte della dottoressa Graziella Rivitti, che è la direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del MIMIT. Prima di lasciarle la parola, se permettete, condivido lo schermo per mandare un filmato di presentazione del museo storico di cui la dottoressa è direttrice. Prego. Salve, benvenuti a tutte e a tutte. È una felice ripetersi questo tavolo, anche se è nato per una necessità che ci ha sorpreso nella pandemia, ma ci ha scoperto ad essere molto attivi sul web, anche quelli che non lo erano. Il web è comunicazione, noi siamo il Museo Storico della Comunicazione. Ovviamente il nostro museo parte da lontano, per quello si chiama storico, perché nasce nel 1878 da quello che poteva essere l'idea di un antesignano, visionario, era il direttore generale dell'ufficio telegrafi Ernesto D'Amico, che nel 1878 78, dopo appena 4-5 anni che sono state, abbiamo appunto l'unità d'Italia, una decina d'anni in cui era stato unificato il Regno d'Italia, abbiamo le poste, il Regio Servizio Postale. E lui quasi a vedere, a pensare a quello che poteva essere il futuro, tramite poi quella che sarà l'attività che si svilupperà dopo con i vari ministri e un altro visionario che lo affiancherà in questa avventura, che è degli anagra, un bibliotecario, grande esperto e filatelista, cerca e di fa diramare una circolare sul territorio affinché vengano messi da parte i telegrafi che si smettevano di utilizzare, perché ovviamente parliamo di comunicazione, non è un caso che la comunicazione è sempre stata qualcosa in evoluzione, che non si riesce mai a stare dietro, appresso a una scoperta ne
ne arriva subito un'altra e quindi c'è un mondo che si apre. E da quei primi, insomma, esemplari di telegrafi nasce la struttura che oggi è nel polo culturale di Via L'America, con l'ingresso a Via L'Europa, e raccoglie le collezioni del Museo Storico delle Comunicazioni, che vanno appunto da un percorso storico che parte dalla corrispondenza, le mail, le mail, fino alle mail, volevo dire, che sono l'equivalente di oggi della corrispondenza. E quindi gli stati preunitari, gli stati dopo l'unità d'Italia, abbiamo poi come viaggiava la corrispondenza, abbiamo le prime macchine che venivano usate negli uffici postali e poi fino ai primi calcolatori abbiamo l'esemplare dell'Elea 9003, che è il primo calcolatore italiano di Olivetti, fino ad arrivare appunto a tutta una serie di telegrafi, la parte delle comunicazioni marittime con i primi cavi che vengono posati negli oceani, e poi abbiamo l'invenzione del telefono, una sezione dedicata a Meucci, e poi andando avanti le comunicazioni in terra, che purtroppo è un argomento ancora molto attuale, fino ad arrivare a Marconi, alla ricostruzione degli oggetti che facevano parte della famosa nave Elettra con cui lui sbarcava i mari per fare i suoi esperimenti, e chiudere alla parte della televisione, che è l'ultima scoperta, perché poi veramente si apre qualcosa di incontro. Continua evoluzione. Io qui mi fermo e ascoltiamo appunto questa evoluzione della comunicazione che prende varie strade. Bene, molte grazie alla dottoressa Rivitti. Spero che abbiate potuto vedere il filmato, perché era... No, io non l'ho visto. Ah, mi spiace, io l'avevo messo a pieno schermo e si è visto, cioè io lo vedevo scorrere bene, però non riuscivo ad avere un riscontro. In ogni caso, in chat vi è il link da me messo di questo filmato che si trova su YouTube, e quindi chi è interessato lo può rivedere, e in più anche con il commento sonoro che io avevo eliminato proprio per lasciare spazio alla voce qui in diretta della sua direttrice. Bene, poco male. Terminati i graditi saluti, lascio la parola alla dottoressa Asia Rota, che non presento perché le lascio l'onore e l'onore di autopresentarsi prima di iniziare la sua conversazione. Lei è abilitata alla condivisione dello schermo, quindi quando vuole può condividerlo e iniziare. Prego. Condivido subito, perché ho già messo all'interno della mia presentazione una breve descrizione di quello che faccio, insomma. Allora, subito. Ecco qua. Dovreste vedere le slide, spero, Sì, correttamente. grazie. Ok, perfetto. Allora, come probabilmente avrete già letto dal programma e come potete vedere anche da questa prima slide, stasera parleremo appunto del rapporto fra il mondo della comunicazione, quindi il mondo postale, il mondo artistico e anche il mondo dei social. Una breve introduzione, giusto per dare un attimo di contesto. Io mi chiamo Asia Rota, sono una storica dell'arte,
Mi sono laureata a Venezia nel 2019 proprio con una tesi sulla mail art, quindi sull'arte postale. E la mia conoscenza di questo mondo, quindi questa mia passione, deriva dal fatto che sono figlia di un postino e di una pittrice. Quindi in qualche modo ho ricevuto, diciamo, in eredità dai miei genitori la conoscenza appunto di questi due mondi. E nel 2022 ho deciso di aprire su Instagram un profilo chiamato La figlia del postino, in cui racconto il percorso dell'arte e in particolare la storia della mail art, raccontando anche la storia di artisti, di movimenti e di fenomeni che in qualche modo hanno portato alla mail art, quindi non solo strettamente mail art, ma anche il percorso che ci può aiutare a capire appunto come si è arrivati ad essa. Non so quanti storici dell'arte ci sono questa sera o quanti appassionati d'arte ci sono, però sicuramente tutti quanti, quando ci siamo avvicinati al mondo dell'arte, ci saremo posti questa domanda: che cos'è l'arte? È qualcosa chiaramente di molto complesso e praticamente impossibile da definire a livello, cioè in maniera precisa e delimitata. Una caratteristica però essenziale dell'arte è la sua creatività, quindi sostanzialmente ogni movimento, ogni artista, ogni decennio ha portato qualcosa di nuovo e di innovativo, quindi di creativo rispetto a quello che c'era in precedenza. Questa è una brevissima, molto molto schematica linea del tempo che ci porta a che cos'è la mail art e qual è l'innovazione che ha portato nel mondo dell'arte. Diciamo che la mail art, quello che fa, principalmente quello che ha voluto apportare di nuovo, è una rivoluzione del sistema dell'arte. Quindi tutte le altre arti, tutti gli altri movimenti, fenomeni artistici, questo quando parliamo di sistema dell'arte ufficiale, quindi di ciò che è ritenuto arte dalla maggior parte delle persone, è qualcosa che in realtà ci arriva dagli storici, dai critici, quindi ci sono degli esperti, diciamo, che parlano di arte e che quindi ci consentono di entrare poi in contatto con quest'arte attraverso i musei, attraverso le istituzioni. La mail art cerca di rompere questa linearità e quindi è arte ciò che è arte per colui che la riceve. Sostanzialmente non c'è più una vera e propria distinzione fra l'artista e il fruitore dell'arte, perché ci sono semplicemente persone che inviano e persone che ricevono. E le persone che ricevono sono poi a loro volta persone che invieranno dei lavori d'arte postale a qualcun altro. E quindi ci sarà un continuo scambio fra appunto mittenti e destinatari. Sostanzialmente la mail art fonde il mondo della comunicazione con il mondo dell'espressione, quindi dà spazio naturalmente alla comunicazione attraverso tutte le sue componenti postali e comunicative e dà anche spazio all'espressione di sé attraverso il suo lato più artistico o comunque creativo. Qui sotto in questa slide ho messo una serie di tappe che sono state molto importanti per la storia della mail art, dalla sua nascita nel 1962-63, quando in realtà si chiamava New York Correspondence School of Art. Solo successivamente, nel corso degli anni 70 e 80, diventa un fenomeno internazionale e quindi prende appunto il nome di mail art, che è un nome decisamente più conciso e appunto internazionale, mentre prima si faceva riferimento solo a questo gruppo nato e sviluppato a New York. Nel corso degli anni 90 possiamo dire che la mail art entra nel mondo del web, quindi abbiamo la nascita del web precedentemente e nel corso degli anni 90 sempre più persone fanno uso del web per informarsi e per comunicare naturalmente, e anche la mail art ha modo appunto di entrare in questo mondo. In che modo? Quando noi parliamo di mail art parliamo naturalmente di lavori artistici, quindi anche di lavori singoli,
ma parleremo molto più spesso in realtà di progetti di mail art. Cioè, facciamo riferimento ad un gruppo di lavori che rispondono alla richiesta da parte di un artista di avviare un progetto su un determinato tema. E solitamente avremo questi tre passaggi. L'artista che decide di avviare un progetto realizza un invito, quindi scrive su un foglio di carta che tipo di progetto vuole avviare, che tipo di tema si vuole trattare in questo progetto, quando questo progetto deve essere fatto, quindi solitamente da una data di scadenza entro cui un lavoro deve essere inviato e l'indirizzo a cui questo lavoro deve essere inviato. E l'invito sarà spedito attraverso la posta fisica. Arriviamo al secondo passaggio, che è l'invio del contributo artistico. Quindi chi riceverà questo invito e deciderà di partecipare potrà inviare il suo contributo, naturalmente attraverso posta fisica. Solo in questo modo potremo effettivamente parlare di mail art. Ed infine abbiamo sostanzialmente la chiusura del progetto, quindi colui che riceve i lavori, che ha sostanzialmente creato questo progetto, darà una conclusione a questo progetto realizzando un catalogo in cui vengono inserite per esempio le fotografie dei lavori ricevuti, oppure creerà una vera e propria mostra che si terrà in un luogo fisico dove vengono esposti questi lavori ricevuti per posta. Con l'arrivo del web, la mail art può concentrare tutte le sue energie nell'invio del contributo artistico attraverso la posta fisica, che appunto, come abbiamo detto, è il cuore del progetto, quindi non possiamo parlare di mail art se non abbiamo dei lavori che sono stati inviati attraverso la posta fisica. Ma gli altri passaggi sono in realtà dei passaggi che possono tranquillamente essere, non dico eliminati, ma realizzati in altro modo. Quindi l'invito oggi non viene più, o comunque non viene necessariamente spedito attraverso il sistema postale, ma può essere diffuso attraverso il web. E quindi le risorse economiche possono essere dirottate su altri aspetti del progetto e oltretutto attraverso il web si possono raggiungere molte più persone. Stessa cosa avverrà alla fine della conclusione, insomma, del progetto, quando il catalogo non dovrà necessariamente essere stampato, ma potrà essere spedito per posta e si potranno realizzare delle mostre, per esempio virtuali, che possono essere visitate da tutto il mondo, da molte più persone di quelle che avrebbero potuto visitare fisicamente una mostra fisica. Se quindi il web ha già aiutato moltissimo la mail art a livello pratico diffondendo i progetti, perché il social non può aiutare a sua volta? E in che modo può farlo? Faccio un esempio molto pratico. Su Facebook ci sono molti gruppi ai quali oggi ci si può iscrivere per rimanere aggiornati sui progetti in corso, che ci sono in corso. Che cosa può fare il social però di più? Potrebbe aiutare anche a diffondere l'esistenza di questa forma d'arte. Quindi oltre a dire c'è un progetto, si può partecipare a questo progetto, ovviamente se interessa, si potrebbe anche semplicemente utilizzare il social per diffondere l'esistenza di questa forma d'arte, raccontare magari progetti, storie di artisti o racconti di vario genere che possono far comprendere, far conoscere alle persone che esiste questa forma d'arte di cui magari non hanno mai sentito parlare. Instagram, a mio parere, risulta essere un social molto completo perché dà la possibilità di condividere dei testi, delle fotografie attraverso i post, per esempio, di realizzare dei brevi video, di condividere delle storie, di fare delle dirette, per esempio come noi stiamo facendo stasera qui su Zoom, ci si può riunire anche direttamente su Instagram, oppure di creare delle vere e proprie guide in cui si raccolgono delle liste di luoghi da visitare o di curiosità su particolari temi. Come si può essere trovati su Instagram? Cioè perché uno dovrebbe andare su Instagram a parlare di mail art? Instagram è un luogo che viene oggi sempre più utilizzato dalle aziende, dai brand, perché
rispetto ad altri social network, è un luogo dove è facile essere trovati. Quindi potenzialmente le persone vanno su Instagram per cercare informazioni riguardanti a diversi temi. E si può essere oggi trovati su Instagram attraverso l'hashtag. L'hashtag è un aggregatore tematico che in realtà non nasce su Instagram, ma nasce su Twitter, ma Instagram lo utilizza in maniera massiccia. E quindi oggi tutte le persone che usano Instagram sanno perfettamente come funziona l'hashtag. In pratica noi possiamo andare su Google e scrivere che cos'è la mail art, oppure possiamo andare su Instagram e scrivere hashtag mail art e trovare tutte le informazioni che sono state pubblicate relative a quel tema. Qui per esempio nella slide ho messo la ricerca che ho fatto proprio qualche giorno fa, quindi davvero aggiornata, che ci fa vedere come ci siano già 637.000 post pubblicati con l'hashtag mail art. Quindi capiamo che è comunque un argomento sul quale ci sono persone che pubblicano dei contenuti e che potrebbero eventualmente essere interessate a sapere qualcos'altro sulla mail art qualora noi pubblicassimo appunto un contenuto relativo a questo argomento con questo hashtag. Questo per esempio è il mio profilo che dice, che insomma spiega chi sono, quindi c'è una breve descrizione che ovviamente ho scritto io, e c'è il mio nome, il mio cognome e questa definizione che sostanzialmente indica una sorta di mestiere, nuovo mestiere che appunto abbiamo su Instagram che è art sharer. Art sharer è proprio una definizione che è nata nel 2016 grazie a Maria Vittoria Baravelli, che è una storica dell'arte che ha più o meno la mia età, un anno in più o due anni in più di me o un anno in più o due di, o in meno di me, non ricordo esattamente, comunque ha creato questa definizione per indicare delle persone che condividono l'arte attraverso i social network, quindi contenuti riguardanti il mondo dell'arte, e che attraverso appunto poi la creazione di post con relativi hashtag consentono ad altre persone di scoprire delle informazioni su questo mondo che ancora oggi spesso viene visto come un mondo un po' troppo serio e anche un po' respingente. Quindi c'è un po' a volte la percezione che l'arte sia qualcosa di solo per gli addetti ai lavori, o comunque viene percepita da molte persone come un mondo troppo difficile da capire o in cui entrare. L'art sharer nasce, tra virgolette, come mediatore. Nasce con lo scopo di permettere appunto a chi non è del settore di ricevere attraverso il social network degli strumenti mirati con un linguaggio semplice ed accattivante. Sostanzialmente quello che faceva Maria Vittoria Baravelli era andare su Instagram e pubblicare delle fotografie in cui mostrava magari di essere andata a vedere una mostra e dava delle informazioni su questa mostra, su quello che aveva visto, su quello che aveva che l'aveva colpita particolarmente, magari dicendo perché una persona doveva andare a visitare questa mostra. E in un certo senso questo è uno degli obiettivi che la mail art da sempre porta avanti, cioè l'idea di aprire il mondo dell'arte a tutti quanti e quindi di non di consentire l'ingresso al mondo dell'arte ad ogni persona, quindi non solo galleristi, critici o persone che sanno effettivamente nello specifico di che cosa si sta parlando possono avvicinarsi al mondo dell'arte. L'arte è una forma di comunicazione alla quale tutti quanti possono accedere. Qua sotto avevo riportato il primo punto del manifesto internazionale di Mail Art, in cui proprio la Mail Art dichiarava appunto di opporsi alle scuole dell'arte create dai mercanti, dai galleristi e dai critici che, secondo la Mail Art, hanno mortificato e mortificano molto spesso, molto più invece che spingere verso una ricerca, una sperimentazione. E qua infine ho messo degli esempi di post che sono appunto queste, la condivisione di fotografie e testi in cui si raccontano delle storie.
In questo caso avevo per esempio deciso di trattare il tema della chiocciola, quindi del simbolo dell'email, che è anche entrato a far parte delle collezioni del MoMA, in quanto simbolo identitario e mezzo di comunicazione. Quindi, dato che ancora noi oggi, per esempio con i social, quindi in particolare con Instagram, noi facciamo una ricerca di un profilo mettendo davanti questa chiocciola, mi sembrava interessante appunto trattare questa storia per far sapere alle persone che c'è qualcosa di più della semplice email all'interno di questo simbolo. Noi la utilizziamo per la mail, ma ha un significato molto più antico e oltretutto questo significato arriva ancora ad oggi, perché questa chiocciola indica qualcosa che si trova all'interno di quello che poi segue questa chiocciola. Quindi quando noi lo utilizziamo nell'email, per esempio, se noi utilizziamo chiocciola Gmail, è il nostro nome o insomma quello che si trova prima all'interno di Gmail. Stessa cosa avviene nei social network, quindi quando noi facciamo una ricerca utilizzando la chiocciola stiamo cercando qualcosa che sta dentro a quel nome e che noi riconduciamo appunto all'interno di quel nome. E poi avevo indicato qua un altro post che è un post in collaborazione con un post che avevo fatto in collaborazione con il Museo dei Tasso di Bergamo. Quindi Instagram è oggi un luogo molto amato per la promozione, anche perché consente appunto di pubblicare dei contenuti da parte di più profili. Quindi in questo caso io e il Museo dei Tasso abbiamo scritto un testo e scelto delle immagini insieme che poi sono state pubblicate su entrambi i profili. E quindi persone che magari seguono il mio profilo possono direttamente accedere anche a questo stesso contenuto, perché appunto è sia sul mio profilo che su quello del Museo dei Tasso, e stessa cosa vale al contrario, quindi le persone che seguono solo il Museo dei Tasso possono scoprire che esiste un altro profilo che parla di mondo postale attraverso questo post. Come potete vedere, in ogni post c'è un testo, solitamente alla fine c'è una sorta di domanda in cui si invitano le persone a rispondere, quindi a creare una comunicazione, e poi ci sono appunto gli hashtag, che sono tutto ciò che consente alle persone di rintracciare questo contenuto. Quindi chiunque, nel caso di questo post, cerchi nella sezione hashtag storia postale, potrà ritrovare questo post nello specifico. Quando noi vediamo Instagram, quando entriamo in un profilo Instagram, la prima cosa che vediamo sono appunto tutti questi post. Questo si chiama feed, sostanzialmente sarebbe il flusso di tutti i miei contenuti che appunto si possono vedere entrando nella fila del postino. Cliccando poi su ognuno di questi quadratini potremo entrare e appunto vedere quello che abbiamo visto prima, quindi l'immagine con il testo. E Instagram non è certamente un luogo in cui si va per studiare, però è un luogo dove si può andare per informarsi. E quindi ci sono appunto tantissime informazioni, magari piccole, magari non necessariamente esaustive, anzi frammentarie, selezionate, che però sono in realtà proprio come delle cartoline dal web. Il testo che si può scrivere, per esempio, all'interno di un post è limitato, come il testo che si può scrivere all'interno di una cartolina. Ci sono all'incirca 2000 caratteri che si possono scrivere all'interno di un post, quindi chiaramente non sono informazioni al 100% complete, ma che possono dare alle persone un'idea di quello che esiste su quel tema. Poi naturalmente ci sono luoghi in cui ci si può andare ad informare in maniera più approfondita, però appunto Instagram risulta un luogo davvero ottimo per far conoscere alle persone nuovi argomenti e in questo caso appunto per far conoscere l'esistenza della mail art, che è un argomento oggi ancora poco studiato e sul quale ci sono poche informazioni. E nel corso del periodo di Covid c'è stato proprio un boom di profili che sono stati aperti, quindi le persone, oltre ad avere il proprio profilo social privato,
hanno iniziato ad aprire questi profili dedicati agli argomenti o che gli interessavano particolarmente o argomenti dei quali si occupavano anche per motivi di lavoro o di studio. E quindi c'è stato appunto un boom di apertura anche di profili legati al mondo dell'arte. E questo è il motivo per cui appunto già nel periodo di Covid avevo maturato l'idea di aprire un profilo, però è solo con il tempo e facendo un po' di ricerca che ho capito effettivamente in che modo potevo utilizzare Instagram per parlare di mail art. E naturalmente il mio lavoro non è assolutamente esaustivo, però possiamo dire che è l'unico profilo che parla di arte postale e con questo profilo ho scoperto che ci sono moltissime persone interessate a questo mondo e che semplicemente non aspettano altro che avere delle informazioni al riguardo. Per esempio ho fatto, oltre a questo, al post che vi ho fatto vedere con il Museo dei Tasso, che conoscevo già perché sono bergamasca, quindi sapevo già dell'esistenza di questo museo naturalmente, però l'ho visitato con diciamo un'attitudine diversa dopo aver aperto questo profilo. Ho scoperto anche tante altre realtà. Per esempio c'è stata una psicologa che mi ha contattata per partecipare alla realizzazione di un corso. Lei è una psicologa che si occupa di rapporto con il tempo in particolare e quindi abbiamo sviluppato un video insieme che affronta il tema del tempo all'interno della mail art e come la mail art può essere utilizzata in termini di laboratorio creativo proprio per riflettere sul proprio rapporto con il tempo e appunto su come poter sviluppare poi una consapevolezza maggiore nell'utilizzo del proprio tempo. E quindi questo profilo è stato per me molto molto importante anche a livello personale e sono molto orgogliosa, insomma spero che di aver acceso la vostra curiosità, quindi rimando al mio profilo Instagram ed eventualmente anche al mio sito web, dove ci sono maggiori informazioni appunto sulla mail art e su questo progetto. Però non so se ci sono delle domande. Bene, molte grazie, dottoressa. Se può uscire dalla condivisione dello schermo. Assolutamente sì. Ecco qua. Perfetto, così grazie, così la rivediamo. Bene, una conversazione molto piacevole e molto spigliata che sicuramente ha attratto la nostra attenzione e la ringraziamo di questo. Grazie. Apro il dibattito se qualcuno... Comincio io allora. Comincio io con una domanda un po' tecnica, se vogliamo. Sì. Che mi riferisco all'arte postale che lei ha detto... L'invio del materiale è sempre fisico, che è fondamentale. Ma la mia domanda è questa. Se io mi esprimo sull'involucro, cioè sulla busta, è arte postale e non si discute. Ma se invece la mia interpretazione artistica è all'interno della busta, faccio un esempio banale, prendo la Mona Lisa, la metto in un pacco e la spedisco, automaticamente mi diventa arte postale? Allora, questo è un altro discorso, cioè è un discorso un po' complicato. Lo so. Allora, diciamo che non tutto quello che viene spedito attraverso il sistema postale è necessariamente mail art, qualora abbia un qualcosa di artistico. Per esempio, c'è stato Van Gogh, che molti anni prima della mail art aveva avviato uno scambio di lavori di ritratti attraverso il sistema postale, però chiaramente non esisteva il concetto di mail art, quindi non si parla di mail art in quel caso. Però per esempio Van Gogh è un artista molto amato dagli artisti postali perché è come se avesse anticipato alcune delle riflessioni che sono venute dopo. Perciò quello che io dico sempre è che appunto non tutto quello che viene spedito attraverso il sistema postale, anche qualora abbia un contenuto, un valore artistico, è necessariamente mail art, però tutto quello che è mail art è stato spedito, cioè deve essere stato spedito attraverso il sistema postale per essere ritenuto tale.
Poi c'è tutto un discorso, è un discorso davvero molto complesso. Diciamo che in realtà la mail art nasce con l'intento di mescolare delle componenti artistiche a quelle postali. Per fare un esempio, c'è un artista francese che è Ben Boitier, che ha realizzato una cartolina che gioca con i meccanismi postali. Praticamente questo artista ha creato una cartolina con due facce assolutamente identiche. Quindi c'era l'indirizzo, praticamente la parte di indirizzo e di testo era replicata su entrambi i lati, l'artista aveva scritto due diversi indirizzi, due diversi messaggi, chiedeva al postino di scegliere. L'opera era proprio La scelta del postino, si intitolava. E in questo caso l'artista ha proprio creato un nuovo modo di fare arte attraverso il sistema postale, mescolando le componenti. Questo è ciò che in maniera, è quello che riteniamo veramente mail art, però possiamo dire che ci sono anche dei lavori che sono più legati al mondo dell'arte e utilizzano il mezzo postale proprio più come mezzo di trasporto che entrando proprio nei suoi meccanismi. Però questo è un argomento molto molto complicato, che non è mai stato affrontato veramente, cioè non c'è una vera definizione in realtà. Allora, potrebbe anche dire quello che ha detto lei, cioè effettivamente uno potrebbe anche domani spedire un quadro e dire questa è mail art, perché magari è un nuovo modo di fare mail art. Come dicevamo prima, l'arte è creativa semplicemente, quindi non è detto che ciò che non è mai stato fatto fino a oggi non possa essere fatto domani ed essere comunque ritenuto mail art. Ecco, ho fatto questa domanda perché anni fa a Quigliano, dove c'è una realtà che si occupa di mail art, avevo fatto una furente discussione con l'organizzatore della mostra, perché lui riteneva che appunto prendere la Mona Lisa e mettere in un pacco diventava automaticamente mail art. Ma anche qua mi pare che sia un po' un'interpretazione da dare piuttosto personale. Invece, la questione del doppio indirizzo, che è simpatica, bizzarra come idea, mi ha fatto venire in mente una cartolina che ho visto a Sondrio anni fa, questa vera purtroppo, dove era un militare della prima guerra mondiale, un soldato della prima guerra mondiale, che spediva la cartolina a una persona che non conosceva, e nell'indirizzo c'era scritto, era un messaggio per il postino, per favore la consegni alla prima signora che trova in corso Pinco Pallino a Milano. Quindi faceva scegliere in qualche modo al postino, qui non c'era arte, qui era voglia semplicemente di parlare con qualcuno, e faceva scegliere al postino a chi consegnare quella cartolina. Grazie comunque. Bene, vi sono altre osservazioni? Volevo dire io una cosa, salve, sono Gilda Gallerati, responsabile del polo culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In chat avevo scritto, non appena iniziato il suo intervento Asia, su che cos'è arte, così a lanciare la suggestione del caso Brancusi, che probabilmente qualcuno di voi conosce. Nel 1926 lo scultore Brancusi invia una statua, una piccola opera in bronzo a una mostra in America. Alla dogana viene fermato questo pezzo, considerato un oggetto contundente, quindi non partirà e non raggiungerà la mostra in America. Naturalmente questo apre una questione su che cosa è arte e che cosa non è arte. C'è un bel libro, tra l'altro, che vi consiglio a chi è interessato di leggere, si intitola Addio alle arti, il caso Brancusi del 1926, che ci offre spunti naturalmente di riflessione sulla questione. E, diciamo, è molto interessante secondo me la commistione che c'è tra le espressioni cosiddette o non cosiddette artistiche che ci offre la mail art, e non solo, tutta l'arte contemporanea in realtà è diciamo oggetto di informazioni, di stimoli. Io sono stata qualche giorno fa a Firenze a vedere la mostra diciamo, del
dell'artista Elia Fur, adesso il nome è complicato, è una mostra site expression, cioè realizzata appositamente per il sito e quindi per il Palazzo Strozzi di Firenze, sul nuovo Rinascimento. Insomma, detto in soldoni, molto sinteticamente, ci offre degli spunti di riflessione su che cosa è l'arte del Rinascimento oggi. Cioè, se il Rinascimento, se l'arte rinascimentale mette l'uomo, la persona, al centro dell'arte, ci ritroveremo a Palazzo Strozzi ad essere noi, visitatori, l'opera d'arte, perché ci ritroveremo o come effetto d'ombra o come riprodotti in specchi o come osservatori attraverso gli occhiali, i visori, gli artisti stessi saremo noi, insomma, noi con i nostri profili, i nostri contorni, molto interessante tutto questo, naturalmente. Bisogna soltanto lasciarsi trasportare. La bellezza dell'arte, secondo me la chiave di volta dell'arte è proprio questa, darci lo stimolo ad aprirci, a lasciarci suggestionare, ad affidarci all'artista e ad incuriosirci e anche a mettere in movimento le sinapsi e quindi a reagire. Ecco, volevo lanciare solo l'ultima suggestione, ricordo un'opera teatrale del teatro moderno e contemporaneo, sul palcoscenico si uccidevano polli e quindi c'era una gran quantità di sangue che scorreva, nessuno reagiva finché una persona si alzò e disse, urlò un basta. Finalmente, Peter Brook, disse, qualcuno ha reagito a quello che stava succedendo sul palcoscenico. Ecco, credo che l'arte sia reazione, movimento e contaminazione. Grazie. Molte grazie. Anche tu ci hai offerto molte suggestioni su cui riflettere. Io chiederei una riflessione su quanto abbiamo sentito anche a Maria Luisa Bonivento, giornalista e critica d'arte, quindi persona competente e appassionata di tutto quello che ci siamo detti oggi e di qualche altre cose che possiamo dire. Se vuole, non la voglio costringere, ma se vuole apre il suo microfono. Poi ha alzato la mano Fabio Riccitelli. Prego. Beh, sono cose assolutamente interessanti e aprono un mondo, un diverso punto di vista, una diversa ottica. Per cui attraverso questo veramente vengono in mente tante suggestioni, tanti argomenti diversi. Bene, grazie. Flavio Riccitelli aveva chiesto la parola. Sì, grazie. Buonasera e complimenti soprattutto per l'originalità degli argomenti, che per me sono nuovi e quindi li ho accolti molto favorevolmente. E mi collegavo a quanto prima diceva, aveva detto Fabio, e volevo quindi capire se a un certo punto io trasmetto per posta un'espressione artistica. A questo punto abbiamo detto che siamo nella mail art, ma a questo punto per avere la conferma che quella espressione artistica è mail art, devo conservare l'involucro con cui l'ho spedito o no? Perché se io spedisco una cartolina, che di per sé la cartolina, avendo al recto una fotografia, un'immagine, qualche espressione artistica, di per sé il mezzo è anche allo stesso tempo l'espressione artistica. Ma nel caso in cui dico che il contenuto è mail art, se io non conservo l'involucro non avrò mai la dimostrazione di averlo spedito per posta. Questo è un dubbio che mi è venuto. Dottoressa, allora, prego. Allora, diciamo che solitamente il mail art viene effettivamente conservato tutto, cioè ovviamente, come diceva lei, appunto ci sono le cartoline e nella cartolina è
una cosa unica. Quando si tratta di magari lettere, abbiamo appunto la busta, il contenuto e solitamente viene conservato tutto. Però non so come dire, non è che ci sia la necessità di conservare effettivamente la busta per dimostrare che si tratta di mail art. Solitamente è sempre stato fatto così, o comunque viene fatto così nella maggior parte dei casi, ma credo anche perché ci sono una serie di elementi che gli artisti poi appongono anche sulle buste. Per esempio, una cosa di cui non ho parlato nel mio intervento perché non volevo incentrarlo principalmente, cioè non volevo entrare troppo nel tecnico della storia dell'arte, ma sul mio percorso legato al social, è il fatto che nella mail art, in mail art ci sono ad esempio gli artist stamp, che sono questi francobolli d'artista. Quindi quando si spedisce, l'artista utilizza a volte sia un francobollo che un francobollo d'artista, in altri casi solo un francobollo d'artista, e quindi anche questo è un elemento artistico che rientra in questa ricerca d'arte postale. E quindi solitamente appunto magari abbiamo una lettera, la lettera ha un suo contenuto artistico di vario genere, ma anche la busta ha un suo contenuto artistico particolare, perché ha appunto questo artist stamp, magari l'indirizzo è stato scritto in un modo particolare o la busta è stata creata a mano in un modo particolare, e quindi anche quella ha effettivamente un suo valore, diciamo, artistico postale. Però non è che ci sia la necessità di conservarlo per dimostrare che si tratta effettivamente di qualcosa che è stato spedito in un certo giorno o quant'altro. Diciamo che ci si fida, nel senso... Non è un atto di fede, è un atto di fede, insomma. Sì, non... cioè, l'arte postale comunque ha una componente affettiva molto forte, quindi ha più un valore affettivo che un valore solamente artistico. Quindi nel caso in cui poi arrivi ad essere esposta in un museo, è la sua storia che l'ha portata lì, non solo il fatto che magari è particolare per come è stata creata e quindi è considerata di valore semplicemente artistico. Ecco, ha proprio una storia dietro di chi l'ha spedita, chi l'ha ricevuta, quindi ha delle componenti sue interne, diciamo, che le danno questo valore di arte postale, che non è solo il timbro è, diciamo, essenziale ai fini cioè del sapere che effettivamente è passata attraverso il sistema postale, che è arrivata, che in qualche modo c'è stato un momento in cui era sospesa nel tempo e nello spazio, ma non è necessariamente una caratteristica fisica da provare, ecco, è proprio più nel concetto che altro. Ecco, specifico che quelli che lei definisce artist stamps, francobolli d'artista in italiano, in realtà sono delle etichette, non sono francobolli veri, per quello c'è la differenziazione tra il francobollo vero, quello ufficiale, che sì, permette di spedire la lettera, e queste che sono delle vignette. Aggiungerei anche che ci sono anche chi usa i cachet, i timbri privati. Un Ruggero Maggi è il primo che mi viene in mente. Chiudo il mio intervento. Scusatemi, a questo proposito volevo ricordare che anni fa le Poste avevano fatto un'iniziativa commerciale per personalizzare le proprie cartoline. Le faccio vedere, è una cosa di questo tipo. Ecco, vedete? Questa si piega in due, è adesiva al retro, si toglie la pellicola, in questo spazio qui si mette una propria fotografia, un proprio quello che si vuole, si chiude la cartolina e quindi da una parte si mette l'indirizzo e dall'altra parte c'è appunto l'espressione artistica di cui si parlava. Certo. E poi non ho visto più, le Poste le hanno fatto per un certo periodo, le pubblicizzavano, erano sui banchi anche degli sportelli postali, io ne ho conservata qualcuna e adesso mi è venuto in mente perché si parlava di questo e quindi la stavo facendo vedere. Bene, grazie. Ha chiesto la parola Raffaella Gerola. Apriti qua. Mi sentite?
Sì. Perfetto. No, appunto, è stato molto interessante perché, allora, di discussione sull'arte contemporanea in casa ce ne sono state a iosa, perché una delle mie figlie, no, una delle mie figlie è laureata in arte contemporanea, quindi... Però ecco, una cosa sentendo, appunto, sentendovi parlare, ecco, discutere che cos'è effettivamente l'arte, che cos'è un oggetto spedito, che è, mi viene in mente un libro che Bruno ricorderà perfettamente, letto anni e anni fa, che non è stato tradotto in italiano, era The Englishman Who Posted Himself and Other Curious Objects. Cioè questo signore inglese piuttosto eccentrico che aveva deciso di sfruttare al massimo le possibilità della posta inglese. Lui visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ecco, nato mi sembra nel 1880, morì nel 40, qualcosa del genere, così, e spedì di tutto, non in buste ovviamente, ma con dei cartellini, spedendo il suo cane, delle rape, se stesso, cioè degli oggetti di tutto spedì, ecco, però anche questo, anche delle lettere, diciamo, comunque dei simulacri di lettere lavorate all'uncinetto dalla sorella, tipo, ecco. Quindi effettivamente questo lui veramente l'aveva fatto per vedere fino a che punto si potesse così spingere la capacità delle poste britanniche, ecco. Anche lì chiedendo al postino, spediscilo lì, ecco, così, quindi anche il postino doveva recuperare. Però ecco, fino a che punto questa è considerata un'eccentricità, oppure oggettivamente alcuni di questi oggetti, non la rapa ovviamente, ma dei manufatti o che altro, possano essere considerati degli antesignani di mail art, perché comunque alcuni erano veramente non solo curiosità, ma anche oggetti molto, molto carini, ecco. Scusate, il gatto partecipa. È lui. Sì, il gatto partecipa, sì. Quindi ecco, questa è la cosa che effettivamente, ecco, mi è venuta in mente sentendo il suo intervento, ecco. Fino a che punto si può considerare arte e da che punto poi invece diventa curiosità, ecco, così. Allora, io direi che è mail art, magari non nel senso in cui lo intendiamo oggi, ma è come se magari all'interno della definizione di mail art ci fossero diverse sperimentazioni. Cioè, una delle caratteristiche della mail art è proprio quella anche di testare appunto il sistema postale, cioè come funziona. Ci sono diversi artisti che hanno provato a spedire cose molto strane o fare esperimenti con, mi viene in mente il progetto di Marcello Diotallevi, che ha spedito una serie di lettere. Il progetto si chiama Lettere al Mittente, lui però scriveva degli indirizzi assolutamente illeggibili e le lettere dovevano tornare al mittente, che però in realtà era il nome del destinatario. E queste lettere, alcune hanno fatto il giro del mondo perché c'erano degli indirizzi davvero incomprensibili che in alcuni casi sembravano arabo e sono finite ad Addis Abeba, una è finita a Londra, cioè hanno fatto veramente il giro del mondo perché alcuni postini hanno provato a immaginare che cosa c'era scritto e hanno cercato di leggere, di rintracciare, però era impossibile. Obiettivamente era proprio l'intento dell'artista che le lettere non potessero essere spedite al destinatario, ma dovessero appunto tornare al mittente. E quindi ci sono tutta una serie di esperimenti effettivamente in mail art proprio legati a questo. O per esempio, cioè, mi viene in mente uno dei, cioè, ad esempio mio papà, io come dicevo ho scoperto la mail art perché mio padre portava la posta in una galleria d'arte dove poi mia madre è entrata in contatto con questo gallerista perché appunto mia madre era una pittrice. E una delle cose che mi ricordo che mio padre spedì fu proprio una siringa, era. Quindi ci fu un caso perché appunto arrivò questa siringa e ci si chiese ma cioè, com'è possibile che uno abbia spedito una siringa? Ma in realtà era un esperimento per vedere come questa siringa sarebbe stata trattata dai postali. E quindi ci sono veramente tantissimi esperimenti in questo senso. E cioè, questo avviene anche perché a volte, vabbè, ci sono ovviamente casi estremi, però ci sono anche dei casi in cui il sistema postale dà delle regole, però queste regole sono magari interpretabili.
E quindi anche lì l'artista cerca di magari essere creativo senza andare effettivamente contro il sistema postale, ma vedendo, cioè cercando di capire effettivamente anche il postale come si comporta. Cioè il caso ad esempio del francobollo d'artista, a volte è anche questo. Ci sono artisti che creano dei francobolli che chiaramente sono dei francobolli, delle etichette, insomma, come dicevamo prima, chiaramente che non assomigliano per niente a francobolli ufficiali. In altri casi invece ci sono artisti che cercano proprio di riprodurre dei francobolli ufficiali, e ci fu proprio un progetto, per esempio in Italia, di Gianni Romeo, che si intitolava Timbrami, gli artisti dovevano utilizzare dei francobolli che si vedeva chiaramente che erano dei falsi, però dicevano timbrami, e si vedeva, fu fatto un esperimento online attraverso una piattaforma per vedere quante di queste lettere, nonostante chiaramente non avessero un francobollo ufficiale, sarebbero arrivate a destinazione, e ce ne furono molte, ma ovviamente appunto ci sono casi estremi, ma ci sono anche dei casi in cui chiaramente, cioè, il postino non può sapere effettivamente, o la macchina che riconosce, adesso non so neanche esattamente come funzioni di preciso, però cioè chiaramente non si possono conoscere tutti i francobolli del mondo, quindi è chiaro che ci siano dei gap, e quindi alcuni francobolli falsi, magari fatti molto bene, riprodotti molto bene, possono passare per ufficiali. E qui, insomma, è tutta una questione di creatività e a volte di furbizia, a volte di creatività e basta, perché appunto magari uno cerca di interpretare senza andare proprio contro le regole per il confezionamento, ma interpretando un po' queste regole, leggendo fra le righe e creando qualcosa di nuovo che magari qualcuno non aveva mai pensato. Bene, grazie. Grazie. Adesso l'ultima domanda, Sergio De Benedictis, e poi abbiamo raggiunto l'ora. Sergio, prego. Sì, no, innanzitutto mi ha un po' spiazzato, diciamo, la relazione. Allora io ero sempre convinto che la mail art fosse qualcosa di molto più semplice, cioè che fosse semplicemente un gruppo di amici che decide un tema, si disegna la sua cartolina e se le scambia. Ma vorrei capire questo, cioè lei ha parlato che normalmente nasce un progetto di mail art, ma questo progetto è, cioè, il progetto di un singolo artista, o poi o invece un progetto che viene lanciato e che a cui più persone, non necessariamente artisti, anche qualcuno che si diletta semplicemente nel disegno, può partecipare? E quindi in questo caso, quali sono i canali dai quali è possibile conoscere il lancio di questi progetti, o se si può appunto poi partecipare a questi progetti scambiandosi queste che ho sempre pensato, io dico sempre cartoline, perché io questo penso che siano delle, che ho sempre capito che fossero delle cartoline disegnate. Tra l'altro, rispetto a quello che diceva Fabio all'inizio, cioè secondo me un oggetto di mail art lo puoi chiamare mail art se l'hai prodotto tu, cioè se l'hai disegnato. Ritagliare, voglio dire, la figura della Gioconda, ero d'accordo con Fabio che quella non è mail art, quindi deve essere qualcosa, secondo me, che qualcuno ha prodotto, che ha disegnato, cioè di proprio, con pennarelli, pastelli o quant'altro, insomma. Grazie. Allora, diciamo che anche io c'è stato un momento in cui pensavo che appunto la mail art fosse solo quello, cioè solo nel senso fosse una cosa appunto più semplice. È stata anche per me una grandissima sorpresa scoprire che c'era una storia molto più complessa, artisti che avevano sperimentato cose davvero strane. Come dicevamo prima, ci sono casi estremi, ma c'è sicuramente anche il gruppo di amici, quindi magari un piccolo gruppo di persone che semplicemente si scambiano fra di loro delle cartoline, anche quella può essere definita mail art, ma è qualcosa magari di più semplice. Il discorso di spedire qualcosa che necessariamente è disegnato da noi, lì entriamo nel discorso di prima di che cos'è l'arte. Cioè,
In quella linea del tempo che avevo messo, per esempio, c'era un riferimento ai ready-made, che sono questi lavori che vengono realizzati da Duchamp all'inizio del Novecento e che rivoluzionano l'idea che l'arte debba essere qualcosa di creato da un artista grazie alle sue capacità tecniche, quindi una capacità pittorica o di disegno o di scolpire qualcosa. No, l'artista può anche prendere degli oggetti che già esistono, assemblarli e creare un ready-made. Quindi stessa cosa potrebbe avvenire nella mail art, cioè uno non necessariamente deve creare qualcosa con le proprie mani, può semplicemente avere un'idea innovativa che non è effettivamente la creazione di qualcosa di manuale, ma è più un'idea nella mente. Non so, per fare un esempio, spedire una cartolina vuota, cioè io non ho fatto niente su quella cartolina, però magari ho un'idea, scrivo una semplice parola che rimanda ad un concetto o qualcosa e in qualche modo, secondo me, secondo magari la persona che riceve, quella è mail art. Quindi non ho necessariamente disegnato o dipinto. Quello, lì entriamo più nel discorso di che cos'è arte in generale, cioè perché dovrebbe essere effettivamente arte postale. Sarebbe perché dovrebbe essere effettivamente arte a livello generale. Lì è un discorso davvero molto complesso. Però sì, cioè, ci sono sicuramente in mail art dei gruppi di amici che si scambiano qualcosa e dall'altra parte magari persone che appunto fanno questi esperimenti un po' più complessi, e eccetera, eccetera. Ecco, sono due facce della stessa medaglia. Quindi ci sono comunque anche persone che semplicemente magari disegnano delle cartoline e mi viene da dire che anche quella è mail art, cioè non ha niente di meno di tutto il resto, fa parte dello stesso fenomeno. Bene, scusate, non so, se sapete, non so se sapete il caso dell'artista giapponese che si è fatto, cioè che ha viaggiato su un cargo, si è fatto timbrare nelle varie fermate del cargo con timbri postali ed è diventato lui oggetto di mail art. No, questa non la sapevo. Però so di un giapponese che si è fatto timbrare la testa in giro per il mondo. Potrebbe essere lo stesso. Potrebbe essere lo stesso, però non ho messo in testa il carro. Chi lo sa. Bene, chiudiamo con l'ultimo intervento di Fabio Bonacina. Sì, solo una, non volevo interrompere prima. Il lavoro di Giorgio Romeo mi ha fatto venire in mente, che non ha inventato nulla, dell'Unione Postale Universale, vado a memoria, fine 800, primi 900, c'era più volte reiterata una circolare che diceva quando vedete delle buste sospette dove si capisce che il mittente vuol fare il giro del mondo alla lettera, speditela direttamente restituitela al mittente in modo tale da non far diventare matti i postini, perché era diventata la moda quella di far fare con indirizzi fasulli o che si interpretavano in più modi per far fare alle lettere il giro del mondo. A un certo punto, visto che gli operatori postali si lamentavano di questa cosa che chiaramente portava via tempo e energie all'addetto, si erano lamentati con l'Unione Postale Universale che appunto a un certo punto aveva emanato queste circolari dicendo se trovate queste cose respingetele direttamente al mittente e non datene corso. Grazie ancora. Bene, allora se non vi sono altri interventi io ringrazio tutti. Ricordo che questa è stata la prima puntata della prima edizione 2023 del Tavolo dei Postali, organizzato congiuntamente dall'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi di Prato, dal Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall'Unione Stampa Filatelica Italiana e dal quotidiano di informazione filatelica online Vaccari News. L'appuntamento e il tema ce lo ricorda in chiusura Fabio, il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento certamente, sempre alle ore 18, il prossimo lunedì, 30 gennaio, parleranno Elisabetta Carnielli e Thomas Matà, i quali hanno allestito al Museo Mercantile di Bolzano una mostra che va avanti fino a settembre, per cui c'è tutto il tempo per andarla a vedere, e si intitola Epidemie e Commercio, perché rientra nel Tavolo dei Postali. Vi leggo le 5 righe. Una delle maggiori cause di diffusione delle malattie contagiose è, oggi come in passato, la globalizzazione. Nei secoli scorsi, in mancanza di cure adeguate,
Uno dei metodi più efficaci per affrontare il mal contagioso fu la limitazione del controllo nella circolazione di merci, persone e corrispondenza. Ecco. Quindi i due relatori, ispirandosi a quanto c'è esposto nell'allestimento, affronteranno temi legati all'economia, alla medicina, con incursione nella religione, nell'arte e soprattutto nel mondo della posta. Quindi ancora grazie per la presenza di questa sera e arrivederci a lunedì prossimo. Arrivederci a tutti. Arrivederci.